If I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. You'll say you could do anything. Trevini, come inizieresti questo vlog? Ho vinto 6.000 euro. No! Come si dice buongiorno qui? Da dove siamo? Bonjour! Evviva! Ragazzi, finalmente ho costretto Trevini a portarmi a Paris! Tipo, quanti anni è che ti tormento? Troppi. Troppi anni che lo tormento, è vero? Però lo facciamo adesso e mai più. Non è vero, perché mi dovrai riportare a Disneyland. E siamo nella nostra stanzetta d'albergo. Volevamo vloggare... Sì, dopo mettiamo qualcosa. Volevamo vloggare appena arrivati, ma ragazzi, appena arrivati c'era tipo il diluvio universale. Siamo arrivati che pioveva di maledetto e eravamo terrorizzati perché avevamo idea di passare praticamente tutto il nostro weekend parigino, che faremo 4 giorni e 3 notti qua. E il meteo non permette niente di buono, a dire la verità, però per fortuna adesso ha smesso di piovere. Quindi siamo arrivati nel nostro albergo, abbiamo visto la nostra stanzetta, che devo dire è carina. Abbiamo scelto un albergo molto fuori dal centro della catena Ibis. Se volete vi lascerò giù nell'info box tutte le informazioni, perché è un albergo... Cambiando l'accento, Ibis vuol dire i serpenti. Bene, comunque per adesso devo dire che è un albergo molto valido secondo me, e vi assicuro che abbiamo trovato un'offerta su Booking e non abbiamo pagato una ceppa. Ma adesso vi devo far vedere una cosa, perché Fabio me la sta mostrando, guardatelo. Cioè, Trevini? Perché? Stile tedesco Lago di Garda. Esatto. Comunque, abbiamo trovato questo albergo su Booking. Come al solito ho voluto organizzare tutto io per risparmiare qualcosina. E anche perché così volevo stare in un albergo che non fosse troppo centrale. Perché secondo me vivi di più la vera Parigi quando vai in dei posti residenziali, in dei posti che non sono proprio turistici. E devo dire che fino adesso ci sta piacendo un sacco, anche se c'è brutto, perché è veramente come essere in una piccola cittadina. Vero Fabio? Sembra di essere quasi, non dico a Mantova. Sì, qua dove siamo noi, sì. Qua dove siamo noi è bellissimo. Sicuramente il centro è più tutt'altra cosa. Sì, sarà molto più caotico. Tra l'altro la cosa bella di questo posto è che il nostro albergo è di fronte ad un parco stupendo, che assolutamente io e Fabio vogliamo andare a vedere, e ha praticamente sia la linea degli autobus che la linea della metro a due passi, cioè veramente due passi contati. Quindi adesso ormai sono l'una, ormai è l'una, quindi dobbiamo mangiare adesso. Siamo stati bravissimi, perché ragazzi, parliamoci chiaro, sia io che Trevini siamo delle vere pippe per quanto riguarda il francese. Io non l'ho mai studiato, lui non l'ha mai studiato. Io ho provato a fare un semicorso prima di partire, ma cioè, sapete che sono corsi abbastanza inutili, perché poi i francesi parlano molto velocemente e capisci poco e niente se non lo sai bene. Quindi ci siamo un po' armati di pazienza, un po' di mani, un po' di gestualità, e siamo riusciti ad andare a prendere la pappa. Eccola qua. Adesso ragazzi ve la faccio vedere, ma prima volevo farvi vedere la stanza, perché secondo me è molto carina. Tenete conto che gli standard parigini sono, come dire, hanno delle camere molto piccole, quindi insomma prendetela con le pinze questa camera. Però vi assicuro che per essere uno standard parigino, per me è una camera stupenda. Allora, questa qua è la nostra... Questa è la nostra cameretta, semplicissima. Qua c'è il nostro letto, che a dirvi la verità è già, l'abbiamo testato, molto comodo. E soprattutto, Fabio dice di no ma perché è morbido. A me le cose, cioè a me piace moltissimo invece perché è morbido. E l'altra cosa che mi piace moltissimo è il fatto che sia abbastanza lungo, perché tenete conto che Fabio è bello alto, quindi
riusciamo a starci. Là ci sono i due comodini, le due lucette. E qua non abbiamo, l'unica nota dolente, non abbiamo un armadio, non esiste in questo albergo un armadio, abbiamo solo quegli appendiabiti, ma stando 4 giorni va più che bene. E qua abbiamo le nostre valigie, qua c'è un tavolino, quando siamo arrivati ci hanno offerto l'acqua e queste caramelline dell'Haribo che vi assicuro voi non gli dareste niente, ma sono buonissime, cioè veramente sono buone. E niente, qua abbiamo un maxi schermo gigante. Qua poi vi faremo vedere, cioè, qualcosa di... il mio vasco rosso, perché ovviamente vai a Parigi, non puoi dimenticare il vasco rosso. Vabbè, qua c'è la nostra valigia. Qui c'è un bellissimo specchio. Bonjour, bonjour de Paris. E, ragazzi, Fabio ha messo la valigia davanti, davanti all'entrata del bagno. Abbiamo il bagno separato. Adesso ve lo faccio vedere. È veramente semplicissima questa stanza, ok. Qua c'è lo specchio con la lucetta, qui ci sono già tutti i miei prodotti, questo è il lavandino, semplicissimo, questa è la doccia, e la doccia va sicuro che è una bella doccia, cioè non so se rende qua, ma è abbastanza grande. Lì ci sono gli asciugamanini, il phon, che anche questo molto importante per me, il phon in camera, e qua c'è, sì, il water, insomma, eviterei di farvelo vedere. E la camera è tutta qui, però direi che Fabio... siamo soddisfatti, sì, della camera. Finalmente io e Fabio abbiamo detto ok, dobbiamo mangiare, non abbiamo voglia di andare in un ristorante perché poi vogliamo subito andare alla Tour Eiffel, anche perché per fortuna il tempo si sta aprendo, quindi vogliamo partire immediatamente dopo pranzo, però volevamo mangiare con calma, quindi siamo andati prima al Carrefour a prendere, prima siamo andati in una bagellerie, si chiama così, bagellerie, praticamente in un loro forno dove vendono le baghe dove vengono le baguette. In realtà avevamo cercato un'altra bagellerie, però siamo stati sfigati perché noi non eravamo minimamente coscienti che oggi è una giornata di festa per i francesi, il giorno della vittoria, è il giorno della vittoria, e noi non lo sapevamo, e quindi auguri. Metà delle cose qua sono chiuse, c'è qualche vittoria in ascolto, auguri. Sì, in realtà non vorrei dirvi delle cavolate, quindi non so perché festeggiano, che vittoria siano. Sono ignorante, ragazzi, quindi magari giubbelo. La vittoria de... giubbelo scriverò di qualche guerra. Sinceramente non mi ricordo, non so. Comunque so che è la vittoria di... secondo me quando... Fabio, vorrei non andarti a complicare la vita. La vittoria, non penso che la guerra sia durata tipo 9 mesi, però... Vabbè, in ogni caso oggi vai a vedere, in ogni caso dovevamo mangiare, quasi tutto qua è chiuso apposta per questa festa. E per fortuna abbiamo trovato l'unica bagellerie aperta, l'unica, e siamo andati a prenderci un pochino di cibo. E io e Fabio eravamo terrorizzati perché non sapevamo come dire vogliamo questa cosa in francese o vogliamo una baguette in francese, perché nonostante abbiamo Google Translate, e vi assicuro che aiuta moltissimo, avevamo paura che, sapete che... Ah, ok, ho ecco. Detto una grandissima baccata. Beh, l'importante è saperlo, ecco. Cioè, l'ho sentita ancora, ma non lo sapevo. Quindi? La giornata della vittoria in Europa, che dovrebbe essere una festa europea. Naturalmente non per l'Italia, perché il motivo che vi dirò adesso. Ah, ok. Conosciuta nei paesi anglosassoni come Victory in Europe non Day. Non mi sento più un braccio nel frattempo. Data in cui si concluse la seconda guerra mondiale in Europa. E dato che noi eravamo, tra virgolette, quasi cattivi, noi non festeggiamo questa cosa, ovviamente. Bene, comunque questo era il motivo. Proclamata l'8 maggio. Ah, non lo sapevo. Paesi che festeggiano l'8 maggio. Bene, amore, cioè non è che dobbiamo spiegare tutta questa cosa. Regno Unito, l'ex Repubblica Democratica Tedesca, la Francia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Bene. Coloro che erano posseduti dai nazisti. Momento Geopard finito. Comunque, siamo riusciti a raccimolare un po' di cose e devo dire che le cose, almeno qua, ragazzi, almeno qua, peso un chilo, i detti dei francesi che non ti aiutano, devo dire la verità, per adesso non è vero, perché a noi sono stati gentilissimi, hanno capito benissimo che non sapevamo una cippa, ma hanno capito. Comunque c'è una salsa tipo maionese o salsa greca o non lo so, salsa al formaggio. Comunque vi facciamo vedere. Allora, primo acquisto cibo, una ovviamente famosissima baguette. Sono familiari con le misure. Sì, divise per 10 magari. Ragazzi, qua dentro c'è pollo,
Insalata, insalata, pomodoro. Pomodoro e secondo noi una salsa al formaggio, non lo so. Ma sì, no, la maionese non la usano i francesi, possibile che sia maionese. Vabbè. Per me è formaggio. Guardiamo che cos'è, io sono terrorizzata, assaggia. Brie. Io non potrei mangiarlo in realtà, però vabbè, io amo il brie. Che si dice brie, amore? Brie. Vabbè. Comunque ragazzi, top, perché io amo il brie e amo tutti i formaggi francesi, ma non li potrei neanche mangiare perché sono intollerante al lattosio. Però vabbè, oggi faremo uno sgarro alla mia dieta, al massimo se sto male, vabbè. E qua ragazzi c'è il pezzo, anzi due pezzi forte. Uno l'ha scelto Fabio, l'altro ovviamente l'ho scelto io. Quello di Fabio secondo me è una bomba, ma anche il mio secondo me non deve essere male. Fabio, vuoi mostrare tu? Dato che vogliamo viziarci, una bella torta alle mele e una basculante, no, e una eclair, che ragazzi io non avevo mai visto le dimensioni dell'eclair al cioccolato, è enorme, cioè qualcosa di boh, vabbè, è gigantesca. Beh, buon appetito, ciao. Ecco, noi mangiamo adesso e poi vi diciamo il resoconto se ci è piaciuto o meno, va bene? Ragazzi, noi mangiamo il nostro primo pasto e ci vediamo dopo nel posto, penso, più famoso di Parigi. Ragazzi, eccoci qua alla base della Tour Eiffel. Ta-da, ce l'abbiamo fatta! Che è un monumento in onore degli Eiffel 65. Smettila, no, che è un monumento, amore, spiegalo. Da chi è stato ideato? Da Eiffel. Ecco. Non so per quale motivazione. Era per una cosa temporanea in realtà, doveva essere un'opera temporanea, invece poi, come potete vedere, è ancora qua in tutto il suo splendore. O magari tutti estasiati. A me è piaciuto tantissimo. Io ragazzi ho pianto. Vorrei. Non ho ripreso la scena perché sennò era abbastanza imbarazzante. A me sinceramente. Dai, non puoi dire che è brutta. Boh. È bellissima. L'unica cosa, io ho il terrore di salire sopra. Vorremmo salire quando c'è un po' più bel tempo, perché non so se avete visto, ma siamo tipo dei pulcini, siamo fradici e quindi non saliremo oggi, ma. Se venerdì hanno messo bel tempo, Fabio, saliremo, vero? Sì, sì. Saliremo solo... In teoria in ascensore. In teoria in ascensore e in teoria fino al secondo piano. Dopodiché... No, andiamo in più. Su, su. Ma figurati. Io, ragazzi, mi... Sono qua a Parigi, vado su. Ho paura. Ma... Comunque volevo farvi vedere, oltre alla Tour Eiffel bellissima, guardate qua che giardini che ci sono. Vicino... vediamo se riprende. Ecco, vicino alla Tour Eiffel, guardate... Che spettacolo! Cioè, io non pensavo che ci fosse così tanta vegetazione. E invece è bellissimo. È proprio bella da vedere. Thank you.
ragazzi, siamo tornati dopo una giornata di pioggia e uno squarcio minimo di sole, vero Fabio? Un po' Fabio è leggermente provato, ma anch'io in realtà, perché essendo partiti alle 3 di stanotte siamo cotti marci. Infatti l'idea adesso è, ovviamente ci siamo cambiati, ci siamo vestiti bene, tutti carini, perché adesso andremo a cena. Dopodiché se troviamo posto, perché non lo sappiamo neanche noi. Volevamo andare in un ristorante parigino, ma ci andremo domani. L'abbiamo già prenotato, tra l'altro l'avevamo prenotato dall'Italia ancora, perché è un hotel parigino molto rinomato che c'è qua. Sì, scusate, è un ristorante parigino molto rinomato che c'è praticamente attaccato al nostro albergo, perché praticamente abbiamo deciso di stare fuori tutta la giornata, mangiarci un panino magari al pomeriggio, ma alla sera di vestirci, cambiarci e andare fuori a cena, perché sinceramente, cioè, stare in giro messi male anche alla sera a cena non avevamo voglia. E dato che comunque sappiamo che i prezzi in centro città sono qualcosa di improponibile, abbiamo preferito trovare dei ristorantini locali qui dove andare a mangiare. Però stasera non riusciremo ad andare in un ristorante parigino, ma andremo a sushi. Cioè, nonostante siamo a Parigi, riusciamo ad andare a sushi. Ebbene sì. E ragazzi, tenete conto che siamo bravi, perché la prima scelta era Don Peppino, la pizzeria. Don Pepe, la pizzeria. Quindi, però mi rifiuto categoricamente di mangiare italiano all'estero. No, io l'avrei mangiata la pizza, perché la fanno sicuramente bene, perché sono belle e dicono che si mangia bene, ma 15 euro a margherita per conto mio, no. Ci rifiutiamo, direi che ci rifiutiamo. E niente ragazzi, io penso che non vi filmerò il sushi, perché non penso che a chi vuole venire a Parigi possa interessare vedere del sushi. Vi filmerò sicuramente domani sera, la cena di domani sera, perché sarà una cena tipicamente parigina, e domani vedrete tutto un altro vlog. Speriamo di, oddio santo che luce, vabbè, speriamo di riuscire a fare tutto l'itinerario che abbiamo in mente in questi giorni, perché ci rimangono praticamente 2 giorni e l'itinerario che abbiamo nella nostra testolina è molto ampio, ma obiettivamente non so se riusciremo a fare tutte le cose che vogliamo fare, ma questa è sempre un'ottima scusa per tornare in un posto ed andarlo a rivisitare. Sì, Trevini, mi devi anche portare a Disneyland Paris, lo sai, basta. Niente ragazzi, io direi che vi salutiamo. Fabetto, vieni qua. Arrivo. Dai la buonanotte a tutti. Buonanotte, dai, facciamo la chiusura dopo, buonanotte. Ah, facciamo la chiusura dopo. Le 8? Facciamo la chiusura dopo. Allora dopo. Così vi diciamo se abbiamo mangiato bene, almeno quello. Va bene, allora ci vediamo dopo.